Cala il sipario sulla Corri Rocca d'Aspide, gara podistica tra le più apprezzate a livello regionale, valevole quale ottava tappa del circuito Cilento di corsa. La gara, organizzata dalla SD Atletica Sporting Calore, presieduta da Sergio Civita con il patrocinio del comune di Rocca d'Aspide, era divisa nel suo percorso su due giri che attraversavano di fatto le vie principali della città più importante dell'Alto Calore. Alla manifestazione che vedeva al via bimbi, uomini e donne, riecheggiando così il buono e sano spirito dello sport, presenti oltre 300 partecipanti provenienti da località diverse della Campania e non solo. No, la prima edizione, sono contento, è andata bene, spero di ritornarci l'anno prossimo. Un bel percorso, mi è piaciuto, perché mentalmente finita la salita sembra che è finita la gara. Sei stato contento anche del cronometro che ti ha premiato, diciamo. Vabbè, non lo so, diciamo, ho fatto 27:37, non so quando era più o meno il tempo da battere, però mi sono divertito insieme agli amici della mia squadra. Di quale squadra sei partecipante? Carmax Camaldolese, se non sbaglio i primi quattro, oltre quattro della stessa squadra. Perciò a livello di gruppo siete contentissimi? Sì, non lo so, penso abbiamo vinto anche a squadre comunque. Bene, oggi è andata bene, diciamo che esco da un periodo non proprio positivo e quindi oggi è stato particolarmente bello per me, è stata dura, però ce l'ho fatta, ho stretto i denti fino alla fine e ce l'ho fatta, sono contenta. Quanto c'è dietro questa vittoria? Quanto? C'è dietro questa vittoria? Tantissimo, veramente non nego anche tante lacrime, ma perché con tanti allenamenti, quando poi non vedi i risultati subito, un po' ti dispiaci. Però io tengo duro, sono abbastanza tenace e oggi è andata bene. Il tempo contenta? Lo sai che non lo so, oggi proprio per questo motivo ho corso senza orologio e non so neanche a quanto l'ho chiusa. Sono anche curiosa. Da quello che vedo fino adesso, sia nei numeri, sia per la qualità dei concorrenti e per come si è svolta la gara, penso che sia stato veramente un successo fino adesso. Adesso vediamo. Quanto lavoro è stato dietro a questa organizzazione perfetta quest'oggi? Non si può quantificare, qualcosa di enorme che noi teniamo standardizzato, però è un lavoro enorme proprio. 26 edizioni, dove può arrivare questa Corri Rocca d'Aspide? Andrà sempre avanti. Non so se con me, perché io adesso tengo una certa età, devo trasmettere la mia passione a qualcuno che è più giovane di me. Infatti anche quest'oggi abbiamo visto la corsa dei grandi e quella dei piccoli, perciò anche per i corridori c'è da trasmettere il significato di questa Corri Rocca d'Aspide. Devo trasmettere innanzitutto la mia passione per questa manifestazione. Perché se riesco a trasmettere la mia passione verso questa manifestazione, la manifestazione non finisce mai. Perché alla fine tu non puoi durare in eterno. Quindi adesso la mia mission è quella, trasmettere ciò che io provo. E diversi della mia formazione, che stanno sempre insieme con me, siamo una cosa, la dobbiamo trasmettere a chi un'età più giovane. Sì. E per chiudere, la risposta dei partecipanti della popolazione di Rocca d'Aspide le è piaciuta? Sì, mi è piaciuta. No, sono stati corretti, hanno subito tra virgolette il fatto che non potevano uscire con le macchine, non potevano parcheggiare e questo, ti assicuro, non è facile.